rimosse le criticità, via libera alla fruizione della posta su Santa Maria La Scala. Misure economiche Covid-19 ad Acireale, la giunta vara l'esenzione TOSAP e dispone piccoli contributi per le attività commerciali. Calcio, l'associazione Noi Siamo Acireale pronta per lanciare la nuova campagna di tesseramento. L'informazione di TG Reporter, benvenuti a questo appuntamento all'interno del quale avremo modo di occuparci di cronaca con il traffico di auto rubate a Palagonia. La banda composta da 5 persone è stata arrestata, ma un arresto è stato eseguito anche a Zafferana nei confronti di un giovane con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. E poi ci occuperemo della presenza di microdiscariche nel centro storico di Giarre, controlli stringenti da parte dell'amministrazione, ma avremo modo anche di puntare la nostra attenzione sulla segnalazione da parte dei cittadini che oggi ci vede andare in una zona di Acireale quale Piazza Cappuccini e Piazza Peppino Impastato, dove sono state poste in evidenza incuria ma anche la presenza di bottiglie in vetro rotte. Ed infine avremo modo di occuparci dell'interessante convegno sulla mobilità che si è svolto ieri sera ad Acireale. In primo piano però parliamo di Timpa, dove sono state rimosse le criticità, via libera dunque alla fruizione della costa su Santa Maria La Scala. Vediamo. Disco verde per Santa Maria La Scala. Approfondendo le linee guida emanate dalla Regione in merito alla mitigazione delle condizioni di rischio di caduta massi e dissesti idrogeologici di aree naturali protette, come la Timpa, sembrano superate le criticità che ne determinavano un elevato livello di pericolosità. Proprio stamane l'amministrazione comunale ha avuto un incontro chiarificatore con un esperto della materia, il professor Castelli, che a quanto pare ha espresso parere favorevole a che sulla Timpa vengano rimosse le criticità riscontrate in passato. Una sorta di via libera dunque alla fruizione della costa. Abbiamo buone notizie perché il 3 luglio è stata emanata una linea guida da parte dell'autorità di bacino che di fatto consente, con degli interventi che stamattina nel corso di una riunione con il sindaco, con l'ingegnere Torrisi, con il professore Castelli e con l'ingegnere Domina abbiamo individuato, di garantire la fruizione di questi spazi per attività legate al tempo libero, come dice la linea guida, e di consentire l'utilizzo di quest'area con un'azione veloce, celere, che non ha bisogno, come dice la stessa linea guida, di attività autorizzative e da parte degli enti preposti. Quindi questa è un'ottima notizia che però ovviamente non ci fa sottovalutare la pericolosità e il rischio dei fenomeni di natura geomorfologica, tant'è vero che questo studio che possiamo vedere, che è l'attività di pianificazione dove è previsto da un lato tutto il PAI, quindi le zone a pericolosità e rischio, dall'altro lato abbiamo censito gli interventi realizzati negli ultimi 20 anni in tutte queste aree sottoposte a PAI, oggi abbiamo stabilito di passare alla fase successiva, quindi di convocare tutti gli enti preposti e fare in modo che si possano verificare concretamente le condizioni d'uso e le condizioni di resistenza attuali degli interventi che sono stati realizzati nel corso dell'ultimo ventennio, cioè al fine di procedere ad una corretta classificazione del PAI alla luce, come dicevo, degli interventi fino ad oggi realizzati. Passiamo adesso alla cronaca. Scoperto un traffico di auto rubate a Palagonia. Dopo un lungo pedinamento la banda è stata presa con le mani nel sacco. I carabinieri della compagnia di Caltagirone, coadiuvati dai colleghi dello squadrone Liportato Cacciatori di Sicilia e da quelli della compagnia di Palagonia, hanno arrestato 5 persone. Si tratta del 31enne Febronio Cona di Palagonia e dei catanesi Alberto Salvatore Tropea e Valerio
Valerio Magni, entrambi di 30 anni, Massimo Ferrera di 50 anni e Alfio Puglisi di 21, tutti accusati di ricettazione. I quattro catanesi sono stati bloccati mentre facevano ritorno nel capoluogo etneo. Nascosti sotto il freno a mano avevano una serie di grimaldelli per la forzatura delle serrature e varie attrezzature elettroniche per procedere al bypass delle centraline delle autovetture. E a Zafferana Etnea i carabinieri insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi hanno arrestato David Musumeci di 33 anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, vedendo i carabinieri alla porta della sua abitazione di via Cassone, ha pensato di disfarsi della droga all'interno di un involucro di plastica lanciandola dal balcone di casa. I militari, che nel frattempo avevano cinturato l'immobile, lo hanno prontamente recuperato, scoprendo che all'interno c'erano 25 grammi di cocaina ancora da suddividere in dosi. All'interno della casa sono stati trovati e sequestrati un bilancino elettronico di precisione e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per dosare e confezionare la droga. Il giovane è stato relegato ai domiciliari. Voltiamo ancora pagine e parliamo delle micro discariche presenti sul lungomare di Fondachello e nel centro storico Giarrese. Le amministrazioni stringono una morsa dei controlli e delle sanzioni. Vediamo. La stagione estiva, come ogni anno, pare acuire il problema microdiscariche nei paesi dell'Interland Ionico e in particolare nel tratto costiero, quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del nostro territorio e che soprattutto d'estate offre uno spettacolo indecoroso per bagnanti e turisti che considerano le spiagge fra le attrattive maggiormente degne di nota. Infatti, nonostante le strategie poste in essere dalle amministrazioni comunali per il contrasto all'abbandono indiscriminato dei rifiuti, la problematica non riesce a trovare soluzione definitiva per colpa di pochi cittadini e villeggianti che non fanno la raccolta differenziata e ammassano i rifiuti di fronte alle abitazioni, sul lungomare o in zone più isolate, provocando non solo problemi di igiene, ma pure di decoro urbano. Uno scenario indecente, quello che si presenta ai nostri occhi a Fondachello di Mascali, soprattutto in prossimità del lungomare, in alcune zone di via spiaggia o lungo la via parallela, cumuli di rifiuti che la calura estiva contribuisce a trasformare in fonte di aria irrespirabile e veicolo di infezioni. Un grave danno ambientale che ogni anno, soprattutto in estate, colpisce il litorale di Fondachello e Sant'Anna. L'amministrazione comunale di Mascali ha inasprito i controlli e nelle scorse settimane ha collocato anche nei punti strategici del lungomare e in città dei manifesti con cui si ribadiva il concetto di rispettare l'ambiente, manifesti che sono stati stracciati. Ieri il sindaco Luigi Messina e l'assessore Paolo Virzì hanno effettuato una ricognizione in alcuni complessi residenziali di Fondachello e Carrabba per verificare il rispetto del conferimento rifiuti. Ci sono più di un complesso che in questi anni, in modo attento, hanno iniziato un percorso virtuoso. Questo è il condominio Ionia, che si trova all'interno della frazione di Carrabba, è uno degli esempi virtuosi del nostro territorio. Persone che hanno avuto la sensibilità come condominio di sistemare un proprio spazio con tutto quello che necessita per fare una buona differenziata. E quello che si è verificato in altre zone, che è dovuto soprattutto alla non disponibilità di chi in questi anni è stato sollecitato, gli amministratori di condominio di alcuni residence di Fondachello, soprattutto quelli che si lamentano, che in questi giorni sono lamentati, e che tra quelli che si lamentano ci sono persone che lo scorso anno hanno ricevuto dai nostri vigili urbani delle multe salate. Anche a Giarre Centro però la situazione non sembra essere delle più rose. Anche qui in alcune zone del centro storico, come Piazza San Giovanni Bosco, come vediamo dalle immagini, diventa vera e propria microdiscarica a cielo aperto, a sostare davanti alla fermata Interbus rifiuti di varia natura. Contattato telefonicamente, l'assessore all'ecologia di Giarre, Santino Oliveri, ci ha spiegato che sono consapevoli di un problema che nasce a monte dal fatto che i rifiuti vengono conferiti in maniera indifferente
differenziata due volte a settimana, ma che si sono già mossi per risolvere il problema una volta per tutte. Il comando dei vigili urbani, ha dichiarato Oliveri, sta già predisponendo delle telecamere di videosorveglianza nelle zone più soggette a questi fenomeni, ma si adotterà un sistema di rotazione. Le telecamere presidieranno una zona in via temporanea, poi verranno spostate in altre in cui emergono criticità, in modo da avere un controllo di tutto il territorio e da cogliere di sorpresa i trasgressori, che non avranno a che fare con telecamere fisse, bensì mobili, che potrebbero dunque essere ovunque. Prosegue ad oltranza lo sciopero dei lavoratori delle ditte Buda e Sag, che da 20 mesi non percepiscono lo stipendio. Frattanto l'AST avrebbe manifestato delle difficoltà procedurali nell'assunzione in blocco dei lavoratori della Buda e Sag, un passaggio molto delicato che si unisce al pesante arretrato di stipendi. E non mancano i malumori tra i lavoratori, che nelle scorse settimane hanno occupato il Duomo chiedendo e ottenendo un incontro urgente con l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, che ha rasserenato i lavoratori al termine di un confronto tenutosi a margine della manifestazione di protesta. Segnaliamo che gli animi dei lavoratori sono tesi e non escludiamo delle imminenti ulteriori azioni di protesta anche per evidenziare ulteriori illeciti oltre alle assunzioni irregolari, si legge in una nota sindacale della FAISA CISAL Coordinamento delle Autonomie Private. Su delega della Procura Etnea, militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Acireale, nell'ambito di un'indagine su falsi matrimoni e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, hanno arrestato con obbligo di dimora emessa dal GIP Sandra Patricia Jessica Manioma, colombiana di 46 anni. Secondo l'accusa, assieme ad altri 8 indagati, ha concepito e realizzato matrimoni di comodo per consentire a extracomunitari regolari in Italia l'ottenimento di titoli di soggiorno e successivamente anche della cittadinanza. Ci fermiamo per un breve stacco pubblicitario, a tra poco. Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. I sapori di una terra di storia infinita. Un rosso di la lava dell'Etna. Un sciauro d'un osso mare. Un vidi di coltivazioni vasate sempre d'osuli. Na nostra sassa c'è tutto lo profumo da nostra terra, misa in tre bottigli, come si faceva una volta, non mezzo do cuttigliu, con la ricetta che si tramanna di padre in figlio. A Sicilia, entra una bottiglia. Masseria Raciti, un raccolto di famiglia. Caseificio Serena, l'arte della mozzarella pugliese. Con la stessa dedizione di una volta, ogni giorno il Mastro Casaro produce e lavora la vera mozzarella. Caseificio Serena, via Salvatore Vigo 3133 a Cireale. L'arte della mozzarella pugliese made in Sicily. Abbiamo riscoperto una grande voglia di muoverci, camminare, correre in libertà, viaggiare. Riprendiamoci la nostra vita. Vieni da Ulisse, scegli da Ulisse le scarpe, le borse e pure gli accessori. Ulisse, scarpe, valigie, accessori. Via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cireale. Saldi da Ulisse, saldi da Ulisse, vieni da Ulisse, grandi saldi Ulisse. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of
equator navigator. Concessionaria Opel Girauto, a riposto nel rinnovato stabile sulla strada statale 114 km 70,78 e a Catania in via Vitaliano Brancati. Eldorado, meta preferita dei ricercatori d'oro in America Latina. Gran Caffè Eldorado, meta ricercata da chi ama gustare cose buone davvero ad Acireale. Granite, gelati, pasticceria fresca, rosticceria e a pranzo un grande assortimento gastronomico. Eldorado, il piacere di una granita all'ombra dei campanili della cattedrale di Acireale. Fermatevi a qualsiasi ora del giorno e fino a tardanotte. C'è ciò che cercate. Aperitivi, assaggini o assaggioni. Ad Acireale in Corso Umberto 35. Cose buone davvero. Mobilità sostenibile ad Acireale, se ne è parlato ieri sera al Palazzo del Turismo, ma intanto i dati dell'Università dimostrano come l'eventuale chiusura H24 di Piazza Duomo comporterebbe un ulteriore carico su via Galatea e su via Marchese di San Giuliano. Vediamo. Ha suscitato molto interesse, richiamando numerosi rappresentanti politici del Movimento 5 Stelle, amministratori locali e diverse categorie del settore, il convegno sulla mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla mobilità ciclistica, tenutosi nel pomeriggio di ieri nel cortile del Palazzo del Turismo in via Ruggero VII ad Acireale. Presenti, tra gli altri, il sindaco Stefano Alì, l'assessore alla mobilità Carmelo Grasso e al turismo Fabio Manciagli, i deputati all'ARS José Marano e Giampiero Trizzino, facilitatore nazionale per il Movimento 5 Stelle, quest'ultimo delle tematiche riguardanti ambiente ed energia, il deputato alla Camera Luciano Cantone, che fa parte della Commissione Trasporti, il presidente FIAB Catania Marco Oddo e il referente locale della Federazione Aldo Todaro. Presenti inoltre il presidente della Proloca Acireale, Guglielmo Paradiso, e numerosi consiglieri comunali non solo accesi, a dimostrazione del fatto che la mobilità sostenibile va progettata in un contesto più ampio rispetto a quello locale. Soddisfatto il promotore dell'iniziativa, il consigliere comunale pentastellato Graziano Camelia. L'obiettivo era anche quello di dare maggiore impulso alla mozione che ho presentato in consiglio comunale tempo addietro, ovvero quella lì di incentivare l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Infatti ci si cerca di prevedere delle premialità per chi raggiunge il luogo di lavoro in bici e anche per gli studenti che raggiungono la scuola in bicicletta. E all'interno delle scuole, tengo a precisarlo, si impegna l'amministrazione ad avviare dei percorsi di sensibilizzazione all'utilizzo della bici, perché si inizia proprio dalla scuola per creare una sensibilità collettiva all'utilizzo della bici. Quindi una Acireale versione Emilia. Questo sarebbe veramente un sogno. Poi ovviamente tante persone hanno dei problemi fisici e anche, diciamo, anagrafici che non gli permettono di utilizzare sempre la bicicletta. Infatti il tema della conferenza è stata la mobilità sostenibile, quindi si è parlato di trasporto pubblico locale e anche di trasporto pedonale. Ovviamente sono intervenute le categorie di settore, tra le quali c'era FIAB, ma è intervenuta anche la Proloco, perché si è parlato, oltre che di mobilità sostenibile, anche di turismo sostenibile, ovvero anche il cicloturismo, il trekking, che sono delle attività che permettono lo spostamento da un punto a un altro. Ma mentre dal punto A al punto B lo spostamento si vedeva come un deficit, quando ci si sposta con la bicicletta, proprio solo il tragitto e il viaggio stesso. Quindi, diciamo, il tema anche fondamentale era questo: far incrociare le associazioni del terzo settore in modo tale per creare delle sinergie tra di loro. Cosa viene fuori allora da questo dibattito? Cioè, quali saranno le azioni concrete che andranno a realizzarsi? Le azioni concrete che andranno a realizzarsi sicuramente sarà intanto la trattazione della mozione in Consiglio Comunale. Quindi spero che venga accolta non solo dai componenti di maggioranza, ma anche da quelli di opposizione, perché ovviamente darebbe l'opportunità ad Acireale di vedersi veramente proiettata nel futuro e anche decongestionare la città dal traffico veicolare, perché purtroppo sappiamo che l'automobile è stata una grande invenzione, purtroppo però al giorno d'oggi causa parecchie difficoltà. Ovviamente poi si è parlato anche degli incentivi previsti all'interno del decreto clima. Infatti c'è stato il deputato alla Camera
alla Camera a Luciano Cantone, che ha spiegato le premialità previste all'interno del decreto clima. L'assessore Grasso ha spiegato nello specifico e nel dettaglio tutta la progettazione della rete ciclabile all'interno di Acireale e ha spiegato e ha illustrato ai presenti come la connessione dalla stazione di Acireale, quella attuale Acireale, diciamo in zona Aciplateni, verrà collegata con Piazza Agostino Pennisi e poi da lì si diramerà all'interno del centro storico collegando i poli scolastici, e dai poli scolastici di Via Cervo si collegherà agli uffici comunali. Un'occasione di confronto importante dunque, anche se restano sempre i nodi legati alla viabilità. E se una sparuta minoranza in città continua a chiedere la ZTL H24 in Piazza Duomo, da uno studio condotto dall'università finalizzato alla redazione del piano generale del traffico emergono dati che dovrebbero far riflettere. Sembra infatti che con Piazza Duomo interdetta al transito il traffico automobilistico vada ad appesantire fortemente via Galatea e via Marchese di San Giuliano. Su via Galatea si contano 550 autovetture l'ora, su via Marchese di San Giuliano i numeri salgono, la via verrebbe percorsa mediamente ogni ora da 650 vetture. Liberare Piazza Duomo dal transito veicolare, insomma, così com'è strutturato adesso il piano viario cittadino, determina un ulteriore carico sulle due vie in questione. Significa far soffocare via Galatea e via Marchese di San Giuliano. E continuiamo a parlare di viabilità con un avviso con ordinanza del settore. Polizia Municipale per lavori di scavo è stato istituito per domani 8 luglio a partire dalle 7 fino a cessato bisogno il divieto di sosta con rimozione e il divieto di circolazione in via Cordovado ad Acireale nei pressi del civico 115 ad esclusione dei residenti. Misure economiche Covid-19 ad Acireale, la Giunta vara l'esenzione TOSAP e dispone piccoli contributi per le attività commerciali. Vediamo. Dalla Giunta comunale arrivano misure di sostegno economico a favore delle attività commerciali. Secondo la delibera di ieri, consultabile inoltre sul sito www.comune.acireale.ct.it, avente per oggetto emergenza Covid-19, verrà concesso un contributo economico per gli operatori commerciali soggetti al pagamento della TOSAP, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, per il periodo che va dal marzo scorso fino ad ottobre 2020, con l'esenzione della suddetta tassa o l'eventuale rimborso della stessa. Ieri con una apposita delibera di giunta abbiamo, così come anticipato già in consiglio comunale più volte, abbiamo predisposto un provvedimento che mira a favorire l'utilizzo del suolo pubblico a favore di tutti i commercianti che insistono sul nostro territorio. È un provvedimento che per una parte ricalca la norma già nazionale DL34 che lo prevede espressamente da maggio a ottobre, ma è rivolto soltanto alle attività strettamente di ristorazione. L'agevolazione è temporanea dunque ed è concessa al fine di promuovere la ripresa delle varie attività fortemente danneggiate dall'emergenza Covid-19. Il Comune di Acireale, in tal senso, per incentivare ulteriormente la ripresa economica e il commercio, ha esteso alcuni punti del nazionale decreto rilancio. Il nostro intervento è un po' più ampio perché oltre ad ampliare sostanzialmente le attività che rientrano in questa agevolazione, allarghiamo anche il periodo. Quindi mentre il DL rilancio stabilisce l'esenzione a favore delle sole attività di somministrazione per il periodo da maggio a ottobre, noi allarghiamo sia il periodo che lo estendiamo quindi retroattivamente da marzo e aprile e quindi anche fino a ottobre, e lo allarghiamo anche all'attività di asporto, quindi pensiamo a tutti magari i bar, le attività di gastronomia o prettamente di asporto, e anche alle palestre o alle scuole di danza che insomma per attivare il distanziamento sociale abbiano previsto l'utilizzo di uno spazio all'esterno in maniera tale da proprio da distanziare il rapporto tra le persone. Bisogna predisporre un'apposita istanza da presentare qui agli uffici comunali, e l'esenzione, non parliamo di esenzione per la verità, ma è un contributo pari a quello che avrebbero pagato come TOSAP per coloro i quali hanno già pagato anticipatamente
il suolo pubblico per tutto l'anno, è prevista una forma di rimborso da quello che hanno già pagato. E rimborso che verrà effettuato dagli uffici, previa ovviamente una verifica di eventuali pregressi dovuti al comune, che nel qual caso si andrà a compensazione. Mentre per coloro i quali devono ancora pagare o che hanno in corso la rateizzazione, questi importi verranno decurtati dal pagamento appunto e dalle rate. Anche oggi ci occupiamo delle segnalazioni da parte dei cittadini, puntando la nostra attenzione sull'incuria presente in piazza Cappuccini e in piazza Peppino impastato. Una piazza frequentata in qualsiasi ora del giorno, con un continuo via vai di auto che cercano di accaparrarsi il primo posto auto che trovano libero per poi raggiungere da via Roma il centro. Siamo in piazza Cappuccini ad Acireale. Bypassando le auto si riesce a cogliere l'incuria presente ai margini della strada e nei pressi del contenitore adibito alla raccolta indumenti. Ciò che risalta è l'erba incolta che in taluni casi è riuscita a superare anche il muretto di separazione tra la piazza e la strada, per non parlare anche di qualche sacchetto di indumenti abbandonati o di rifiuti in generale e persino del materiale in latta. Al contempo non si può far finta di non vedere la presenza di un seggiolino da auto, forse ritenuto ormai troppo ingombrante per tenerlo in ripostiglio o in garage. La presenza di un chiosco da una parte va a stonare con quanto si nota dalla parte opposta. Un'incuria segnalata in redazione insieme ad altri elementi che fanno inserire piazza Cappuccini come tra quelle zone dove servono interventi. Oltre a rifiuti di ogni tipo ed erba incolta, il rischio di inciampare in una mezza grata è elevato, visto che a una parte risulta essere scoperta con solo il terreno poco sotto la parte ricoperta dalla grata. Sotto l'occhio vigile è caduta anche un'altra piazza, quella Peppino impastato. Basta attraversare la strada e anche le panchine ancora per poco riescono a distinguersi in mezzo ai cespugli di erba, con una parte di marciapiede assente. Ma ciò che più colpisce, affacciandosi dalla piazza, sono le tante bottiglie di birra in vetro lanciate sul vecchio campo, alcune delle quali frantumate. Un segno di inciviltà mischiato in un becero divertimento che ha suscitato da parte di chi risiede nei pressi una richiesta di maggior controllo da parte degli organi competenti, soprattutto nei weekend, oltre ad una manutenzione ordinaria delle due piazze. Ci fermiamo ancora per un altro stacco pubblicitario, a tra poco. Bella Fresca coniuga da sempre tradizione e innovazione. In questi ultimi mesi vi siamo stati ancora più vicini, condividendo le difficoltà di un momento che oggi ci trova preparati, perché i concetti di sostenibilità, di salubrità e di qualità alimentare sono da sempre i nostri valori fondanti. Hashtag Ce la faremo non è solo uno slogan, ma un impegno a ridisegnare una nuova normalità. Il nostro contributo è in tutti i sensi di peso e lo trovate nelle nuove confezioni vicini di Bella Fresca. Bella Fresca, vicini a voi, da sempre. Garden Bar. Vogliamo offrirvi una granita doppiamente fresca e soprattutto buonissima. Doppiamente fresca, perché potete assaporarla all'ombra dei pini nei tavoli in piazza. Ottima perché garantita dalla scuola pasticcera Acese. Garden Bar. Se siete diretti in montagna, siete sulla buona strada. Siamo in via Roma 216 a Lingua Glossa. Ogni momento della giornata è buono per colazione, aperitivi, apericena, gelati di tutti i gusti, oltre a tavola calda e pasticceria di qualità prodotta giornalmente. Angolo riservato alla vendita di articoli per fumatori. Garden Bar. In via Roma 216 a Lingua Glossa. I dolci buoni di Sicilia. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL. Autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri,
servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Aci Reale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Progettazione e costruzione in fissi, lavori in alluminio o alluminio legno a taglio termico con certificazione per usufruire del rimborso statale fino al 50%. Legge 296/06. Vieni, ti aiuteremo ad istruire la pratica. Inoltre produciamo persiane in acciaio zincato verniciato, infissi in PVC, giardini d'inverno, zanzariere, box doccia, avvolgibili in acciaio e alluminio, prefabbricati metallici in terrazze con strutture in acciaio zincato. Progettazione costruzione in fissi ad Aci Reale in via Guicciardini 7, zona Piazza Dante. Telefono 095 764 51 22. Puoi avvalerti per i lavori della consulenza e professionalità del geometra Giuseppe Bella e in più paghi in comode rate. Giornata di donazione sangue, ma anche di plasma, quella che si è svolta domenica a San Nicolò dal gruppo Donatori Sangue San Filippo. Una giornata anche per festeggiare a livello nazionale i 70 anni della Fratres. Vediamo. Donatori pronti a dare il loro aiuto a chi ha bisogno frequentemente di trasfusioni di sangue, anche per svolgere le mansioni più semplici quotidiane. La Sicilia rientra tra le regioni più a rischio per talassemia, contando circa 2.500 malati talassemici. Uno dei motivi per cui vengono organizzate delle giornate dedicate alla donazione di sangue, promosse dalle Fratres, avvicinando al contempo nuovi donatori. In occasione dei suoi 70 anni, domenica 5 luglio è stata promossa una giornata nazionale che ha coinvolto anche il gruppo Donatori Sangue San Filippo Cicatena, i cui volontari insieme all'equipe medica e infermieristica hanno accolto i donatori all'interno del Parco Filangieri a San Nicolò. Una giornata dedicata non solo alla raccolta sangue ma anche del plasma, ovvero la parte liquida del sangue, importante per garantire cure specifiche, per produrre medicinali salvavita, per garantire terapie gratuite, per donare farmaci a chi ne ha bisogno. Tutti buoni motivi per compiere un gesto che può salvare una vita, dove in una goccia donata c'è una storia. Un messaggio ben recepito da parte dei donatori che domenica si sono recati all'interno dell'autemoteca consociativa, unica in Sicilia in grado di raccogliere non solo sangue ma anche il plasma, insieme al gruppo Fratres di Ramacca. Un risultato positivo per il gruppo Donatori Sangue Fratres San Filippo, nato 8 anni fa, rientrante a livello nazionale nella Consociazione Nazionale dei Gruppi Fratres d'Italia. Proprio nell'ultimo anno il gruppo è cresciuto, vedendosi triplicato il numero di donatori, rendendo un importante servizio alla comunità con un semplice messaggio che mette in evidenza 5 buoni motivi per cui donare sangue è importante. Basta poco, non si fabbrica, non fa male, al tempo stesso si viene controllati, ma soprattutto salva una vita. E ad Aci Catena stasera convocazione del Consiglio Comunale in seduta urgente all'interno dell'auditorium Orazio Vecchio ex Cine Savoia per la trattazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria e contestualmente abrogazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale per la componente IMU e per la componente TASI. È seduta di Consiglio Comunale questa sera anche ad Aci Reale con inizio previsto alle 18.30. Al centro del dibattito il regolamento onorificenza e il piano triennale delle opere pubbliche. Voltiamo pagina e parliamo di sport. L'associazione Noi Siamo Aci Reale è pronta per lanciare la nuova campagna di tesseramento. Intanto la Lega fissa la data ultima per formalizzare l'iscrizione al prossimo torneo di Serie D. L'Aci Reale riparte da Noi Siamo Aci Reale, il sodalizio che da ormai 3 stagioni è anima e cuore del nuovo Aci Reale Calcio, pur avendo raggiunto l'obiettivo che si era posto, ovvero quello di ricostruzione del calcio in città, non intende fermarsi, anzi rilancia con la nuova campagna di tesseramento che partirà domani. I soci si riuniranno infatti per definire le strategie per la nuova stagione che va a cominciare. Siamo stati avvisati dalla Lega per affinché il giorno 24 si produca tutto quanto l'occorrente per l'iscrizione, deve essere completato, pertanto dico, siamo ormai prossimi anche all'iscrizione, ciò significa l'atto propedeutico all'inizio della nuova stagione, perché
noi immaginiamo che metà settembre sia l'inizio della nuova avventura, ci ancora immaginiamo, ma se la Lega ci ha imposto l'iscrizione entro il 24, credo che sia veramente ormai, siamo ormai vicini a tutto quello che riguarda il ritorno al calcio giocato a tutti gli effetti. Noi abbiamo veramente voglia di rendere questa società sempre più importante, farla crescere sempre di più. E quello che più conta è che tutte le persone attorno, vicine a questa società, veramente mettono del loro. E questo dico, è sicuramente una cosa che ci sta rendendo possibile tutto quello che stiamo facendo. Intanto procede a grandi passi la costruzione della Cireale, che dovrà affrontare la Serie D edizione 2020-2021, mentre il calciomercato impazza. Dopo la realizzazione del nuovo logo, a breve sarà presentata anche la nuova sede, ma intanto si accorciano i tempi per l'inizio della nuova stagione e la Lega di Serie D ha già dato le prime date. La scadenza più impellente dovrebbe essere quella del 24 luglio prossimo, data entro la quale dovrà essere formalizzata l'iscrizione. Nessun problema quest'anno per la Cireale per rispettare questo primo appuntamento. Si riparte mercoledì con la campagna di presentazione della nuova stagione 2020-2021 dell'associazione Noi Siamo Cireale nel campo di San Luigi alle ore 19, magari presentare quelle che sono le nuove sorprese che ci aspettino. Noi cerchiamo di non trascurare niente e vedremo di essere pronti ai nastri di partenza veramente e al gran completo. Resta solo un ultimo interrogativo da chiarire, ovvero se la nuova stagione ripartirà con o senza pubblico, dopo lo stop imposto a marzo dalla Covid-19. A tal proposito è chiaro che la speranza dei club granata, ma di un po' tutta la Serie D, è quella di poter far tornare i giocatori in campo e il pubblico sugli spalti. Credo che il 31 luglio scade lo stato d'emergenza. Credo che sia una cosa che tutti quanti ci auspichiamo avvenga, quella della partecipazione del tifoso alle partite. E chiudiamo dando uno sguardo alle previsioni meteo. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, le temperature oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi, venti moderati, mare poco mosso. Ed è tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter domani alle 13:40. Grazie per essere stati con noi.